Esci tu? Craig. Ah, di Craig. Aspetta. Vi sei tutti? No, sono morto. Ciao Jaguari, bentornati sul canale. Questo nuovo video, oggi siamo diretti a Bergantino perché andremo a fare una 3 ore a coppie con tutti i Jaguari. Difatti oggi sarà sfida tra di noi e con gli altri ovviamente. Siamo carichi e siamo ancora per strada. Adesso dobbiamo beccarci tutti e iniziare a fare un po' di tattica perché i Jaguari non hanno mai fatto delle gare a coppie e devo spiegargli giusto giusto un paio di cose. Adesso siamo arrivati in pista, dobbiamo un attimo fare il punto della situazione perché immagino che è la prima gara a coppie, giusto? Sì. Avete idea di come funziona? Meglio no. Che ve lo spiego io il volo. Sì. Allora, di solito la gara a coppie, come in questo caso oggi, c'è la pista da cross e c'è anche il fettucciato. Perciò faranno sia il giro nella pista cross e poi ci sarà il raccordo dove che si entra nel fettucciato e si completa un giro totale, diciamo, che comprende sia il cross che il fettucciato. Ci sarà una zona predisposta per i meccanici segnalatori dove il pilota esce e quindi sarà in grado di riposare e dare il cambio a quello che al suo compagno che entra. Nel frattempo quello che è dentro fa il turno e l'altro riposa. Durante il riposo bisogna attrezzarsi con la tanica della benzina, se c'è da fare benzina, bisogna portarsi lì nella zona della zona meccanici tutto l'occorrente, perciò acqua, qualcosina da mangiare, se c'è da far benzina, 4 attrezzi al volo. Mio papà porterà la cassetta degli attrezzi per aggiustare se c'è da fare qualche aggiustamento. E questo è quello che riguarda, diciamo, il funzionamento della gara. Invece il discorso che volevo farvi a voi riguarda la tattica di gara, perché abbiamo 3 ore da fare e siamo in coppia. Perciò ognuno di voi dovrà mettersi d'accordo col proprio compagno e capire questo. Il momento in cui c'è il compagno dentro, lo stesso tempo che rimane dentro in pista è il tempo che regala di riposo al compagno che sta fuori. Perciò non è che uno che sta dentro poco pensa di fare una furbata perché magari dice io giro forte in quei 4 giri e esco e ho fatto un buon lavoro, perché quell'altro nel frattempo ha riposato niente. Secondo me la cosa più valida da fare è mettersi d'accordo e fare dei turni equi, uguali. Perciò bisogna fare una strategia sulle 3 ore e dire ok, come dividiamo le 3 ore? Se facciamo turni da 20 minuti sono dispari, perciò cosa succede? Che il primo che entra sarà anche l'ultimo che esce, perciò farà un turno in più. E questo forse non è proprio il caso. Quindi se facciamo mezz'ora, facciamo pochi turni, pochi cambi e pochi turni. Turni più lunghi, però ottimizziamo i tempi. Magari le prime 2 ore, turni da mezz'ora. E dopo limitare a un quarto d'ora l'ultima ora anche possiamo fare. Voi fate coppia, Jolly e Ciocche, confrontatevi, mettetevi d'accordo. Adesso io non vi dico qual è meglio perché siete miei avversari, quindi oggi vi devo... quindi, cioè, io adesso vi do gli spunti, dopodiché arrangiatevi. Io mi metto d'accordo col Farro, ovvero Farro fai 2 ore e 45, io farò l'ultimo quarto d'ora. Già fare in quarto. Ma si è appena detto male. Che forse muore già dopo il primo quarto d'ora. Giorno! 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 Giorno, giorno! Buongiorno! Buongiorno! Tutto il giorno. Allora, lui è Marco, è stato proprio lui a invitarci a questa 3 ore a coppie. Questa esperienza ultraterrena. Quindi adesso battiamo le mani, ma domani sarà proprio lui che chiameremo a infamare perché saremo tutti rotti e stanchi. Se avremo le forze di battere le mani anche domani. Sì. L'aria cambi, tutto, ma ci staremo tutti lì a fare i cambi. Ma tanto anche i cambi li fai tutti. Ma sai io fare? Maurizio. Qui c'è la mia nuova belva, raga. Se non lo sapete, oggi correrò anch'io e farò questa 2 ore a coppia insieme al Fabio, al mio fedele compagno Farro. Sono stato l'altro ieri a fare il rodaggio, allenamento pari a zero, ma abbiamo tanta voglia entrambi di fare questa gara e divertirci, e quindi ci mettiamo in gioco. Avrò la possibilità di guidare la mia nuova 250 2023 iniezione e quindi oggi sarà un altro rodaggio
dopo l'altro ieri che ho girato Rivarolo. Ho fatto un video proprio sul rodaggio dell'altro ieri, se non avete visto vi lascio qua sopra la scheda, andate a vederlo. Comunque adesso andiamo a vedere un attimo queste benedette coppie, come le hanno formate sti giaguari. Oh, ma allora chi è le coppie? Io voglio sapere le coppie qua, chi è che c'è? Coppia. Quindi prima coppia, Choc e Jolly. Poi Baza? Io con Stefano. Io e Baza facciamo. Poi? Io con mio papà. Domenico, io... papà, perché è l'endurista Davide, quindi autonomia ne abbiamo. Io spero che col Baza finisca come il mio amico quando siamo andati a fare la prima gara da enduro, no? Cioè lui era il più rincoglionito in moto quando facevamo cross. Nel colpo che andiamo a fare enduro ci dava un minuto al giro a tutti. Dici che sei merda? Il mio fedele compagno di squadra, il quale farà tre quarti. Sì, o viceversa, sei sicuro proprio? Non è che c'è viceversa. No, che domani c'ho il mal di schiena. Ho fatto pure le trazioni col Baza sulla schiena. Ah sì? E trazioni. Fai te lo squat, dai, fatti salire lui. Ma hai fatto le trazioni con la barra sganciata dal muro? Con Baza. Penso che neanche il miglior calistenico farebbe una trazione con in spalla il Baza. Per rendere sicuro. Il trucco della gara coppia è 10 minuti a cannone. Se c'è il cancelletto parti. Invece come se c'è il cancelletto, si cancelletto siamo un po' più di te nella mischia butti il Baza. Non so, sì, Baza è una mina, buttalo in mezzo, chiamo Baza. Fatto io nella mischia. Stavamo dimenticando anche la coppia di punta qua, che è tornato dall'Australia a Essio. A Essio. E la farà insieme a Lema. Quindi... che corre per me anche. Tanta roba, raga. Cambiano i vestiti. Sei crossista. No, coppia. Lorenzo Pedre. Ah, c'è il numero? No, no, no. La partenza è là in fondo. Il socio che corre si mette davanti alle moto a 10 metri, dopo ci sono anch'io, e quello che non corre sostiene la moto. La moto è accesa in modo da non favorire ovviamente quelli che hanno l'accensione elettronica. Guarda che non ci sia su WD-40, ok, che non ha fatto. Questo è il nostro testimone. Che bello. Blu. Thank you.
dai raga, adesso aspetto il cambio, è il mio primo turno, c'è dentro il farro, eccolo qua, cambio del testimone dentro, via via via, ora è il mio turno raga. Bello il doppietto, si è già canalata. Adesso dovrò far mezz'ora, quindi devo gestire bene le forze, cerchiamo di trovare un ritmo sostenibile. Il terreno è favoloso. Contromano non so cosa ci faceva. Comunque i bassi di questo 2.5 sono qualcosa di favoloso. Non mi ricordo neanche ancora la pista. Ho fatto solo qualche giro di prove questa mattina e non avevo mai girato prima. Ecco qua, qua si passa nel feducciato. Bello veloce, e adesso c'è un pezzetto di supercross. Comincia già a canalarsi un po' la pista. Che belli sti rettoni. È impegnativa comunque,
bacio? Tradito? Mi sento poco importante perché se mi lasciano qua è segno che ho poco valore in campo. È vero. Infatti ho visto dentro perché insieme all'altro. Come manca l'ultimo, no? Com'è? Come sta andando la gara? Tende ad essere scivoloso un po', perché si è gommata parecchio, diventata lucida, infatti prima sono anche caduto. Ok, adesso do il cambio, mi do il cambio farro, mezz'ora il Fabio e poi mezz'ora io e abbiamo concluso. Penso che sia andata bene, a parte un errorino che sono caduto. Sai che in due anni non l'abbiamo mai visto appoggiato Lorenzo Pelli? È caduto? Sì! Maledetti che se la ridono! È tutta la mattina, lì che aspettava, Era lì che aspettava! C'è anche te, ci hai messo a ridere! Voglio vederla, Era spenta! Sì, qua va ancora! Io l'ho visto in acqua che nuotava, io ero a fianco a lui e stava superando il bada. Ecco qua, ho aggiunto i giaguari. Domini che baza! Ti sto doppiando! Porca boia, ora Domini! Porca boia, che tuffo! Porca miseria, Dominic ha fatto un bel tuffo! La sfruttata d'acqua, ma era dentro proprio schienato, dentro proprio superso. Perderà anche un bel po' di tempo, oltre a essere fradicio. Ok, via col secondo turno, in teoria siamo ancora primi. Baza si è spostato, grazie al cielo perché è un osso da passare.
Ok, adesso vediamo se si ferma il farro. Sta facendo l'ultima parte di supercross, là, la parte un po' tecnica. Vediamo se stavolta si ferma e mi dà il testimone, perché continuare a girare entri in un loop che ti dimentichi addirittura quando ti segnalano che è l'ultimo giro. Intanto vediamo la faccia di Marco che è stravolta. Ho inquadrato la tua faccia stravolta. Mom! L'ultima mezz'ora, Lori, tieni duro. Comincio a sentirla anch'io, però dai, è l'ultima. Cambierò un po' di traiettoria ancora. Adoro, vediamo qua cosa riusciamo a fare. Fa incrocio. Eccolo lì. Proprio bello, pista, giornata e moto nuova, è un veramente giaguari che fanno il tifo. Niente, sto doppio qua non riesco a chiuderlo come si deve. Yeah.
bella stretta anche questa. Mamma che aderenza! Sto 2,5 qua, fa paura! Spalancare! Wow. Senza vuoti, senza buchi! Incredibile sto motore! Ecco qua l'Ale, Aessio. Ho ripreso Dominic un'altra volta. Passarlo. Eccolo qua. Come vedete, dalla mattina alla sera le traiettorie cambiano quasi tutte. È proprio questo il trucco. Mettere le ruote dove gli altri non le mettono. Mamma che goduria! Credo che sia l'ultimo giro, inizio veramente a sentirla, però dai, l'ho tenuta anche bene. Un giro, ultimo giro raga, dai, quasi finito le fatiche. Che figata sta gara, in primis un ottimo allenamento anche per i Jaguari. Bello, ultimi metri, 3 ore finite. Dov'è la bandiera? Eccola qua. E vai. Sempre una bella emozione arrivare davanti alla bandiera per i primi. Bella, mi sono divertito e questo era l'obiettivo. Grande Farro! Grande Farro! Finita! Di Montepremi, mi sembra che c'era solo per il 16esimo. Cosa avete fatto? Ah, non lo prendeva lo stesso. Cosa avete fatto? 17esimo. Eravamo 13esimi. Ma ce ne sono davanti 21. Va bene così, dai. Pedri e Farina, complimenti. Bravi ragazzi. Sara, rimani qua. Solo lei. Ha beccato la coppetta. Sento? La coppetta del nonno.
Grazie. Thomas. Scusa, Allora abbiamo finito le premiazioni, adesso si mangia e si festeggia, siamo tutti qua in compagnia, stanno già mangiando tutti il risotto, ma prima di finire il video la domanda a Dominic ci vuole, adesso voglio sapere da lui come è stata il tuffo nel fosso. Allora, raccontaci un attimo lì, ma com'è andata la storia? Volevo superare Buzz all'interno, sono andato un po' troppo interno e sono finito nell'acqua. È stato divertente? Divertente, non lo rifarei, insomma. Che esperienza? No, volevamo venire via in aereo. Detto che dovevo dire. Te l'ho detto. Ma quindi il GoPro ce l'hai? Ah beh, adesso ci sta un bel risottino. Un bel risottino per integrare le tre ore a farlo. Vabbè, io ringrazio anche la mia fidanzata che oggi ha fatto le riprese. E niente, faccio la chiusura di questo video, spero che vi sia piaciuto. Voi come al solito, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un colpo di gas e un bel commentino che stavolta ci sta bene. E alla prossima. Ciao Jaguari, ciao.